Il Signore è la mia salvezza. È stato il nuovo vescovo Andrea Andreozzi questa mattina a celebrare la Santa Messa in ricorrenza del 2 novembre, commemorazione di tutti i defunti. Molti fedeli, cariche civili e militari hanno partecipato all'interno del cimitero urbano di Fano alla celebrazione eucaristica, alla presenza anche del parroco del Duomo, Don Giorgio Giovanelli, e al rettore della Basilica di San Paterniano, Padre Giuliano Viabile. Durante l'omelia, Don Andrea ha ricordato l'importanza di questa giornata per ognuno di noi, una giornata fatta di silenzio, preghiera, meditazione e rispetto. Ma Andreozzi ha richiamato l'attenzione anche sulle guerre e quello che sta accadendo oggigiorno. Il mondo non può essere un grande cimitero, ha detto. In primo luogo va rispettato il silenzio e la gratitudine verso coloro che ci hanno donato la vita, verso coloro che ci hanno fatto del bene e riposano in questo luogo. Quindi approfittiamo di questa giornata per riflettere, per meditare, per raccogliere l'eredità spirituale di tutte le persone che sono qui. Raccogliamo anche il grido, il gemito, la sofferenza di questo tempo, di tante donne, di tanti uomini, e soprattutto impegniamoci perché il mondo sia un luogo di vita e non sia un grande cimitero dove si semina ancora morte. Seminiamo germi di bene, seminiamo speranza e rispondiamo con tutte le nostre forze alla missione che ci viene data, quella di costruire la pace, di costruire rapporti significativi tra di noi. Ringraziamo tutte le persone che si sono spese per farci del bene, per farci crescere nella pace, per farci vivere una qualità di vita migliore rispetto alla loro, e soprattutto sentiamo forte la richiesta di pace che viene da ogni angolo della terra e cerchiamo di interpretare al meglio la nostra missione. La salvezza è qui. Già dalle prime ore di questa mattina molte persone hanno fatto visita al cimitero per portare il proprio saluto e pensiero ai propri cari scomparsi. A conclusione della celebrazione è stata poi deposta una corona d'alloro nella tomba dei militari caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale.